Buongiorno, buongiorno Manuela, buongiorno a tutti i telespettatori. Parto dal petrolio ovviamente per la situazione a cui abbiamo assistito negli scorsi giorni, che adesso si è sbloccata, della Ever Given che è rimasta incagliata, ha bloccato il canale di Suez, chiaramente con il blocco conseguente di tutto, fondamentalmente. Fortunatamente la situazione è rientrata, ma abbiamo assistito subito a un immediato calo del prezzo del petrolio. Allora, Carlo, facciamo un riepilogo di quello che è successo e anche di quelle che sono le conseguenze quando accadono fatti di questo tipo. Quando accadono fatti di questo tipo, sicuramente c'è una problematica che si riflette a livello di commercio internazionale, quindi naturalmente il canale di Suez è un punto di traffico estremamente importante proprio per quanto riguarda l'effettivo transito delle merci verso l'Europa e non solo. Naturalmente questo incidente apre molti interrogativi, questo è palese, insomma, però ecco, per quanto riguarda, insomma, la stretta visione sul mercato del petrolio, ci sono state delle conseguenze, nel senso che naturalmente da di lì passano molte petroliere, soprattutto per quanto riguarda anche la situazione del Brent e non solo il crude oil, ovvero quello che stiamo analizzando noi, quindi anche su altri benchmark del petrolio si è riflettuta questa situazione qui. In ogni caso, questo fatto ha impattato, in maniera non eccessivamente forte sui prezzi del petrolio, in quanto c'è stata non c'è stata una modifica dei prezzi del petrolio, quanto piuttosto una volatilità, un implemento della volatilità. L'implemento della volatilità, un aumento della volatilità indica molta incertezza nei mercati normalmente, non soltanto, soprattutto se non c'è direzionalità. I Sì. prezzi sono rimasti intorno ai 61 dollari, 61, 61,20 e come livello massimo, come livello di resistenza di supporto 57, quindi 3 dollari circa di differenza per quanto riguarda il barile, naturalmente. Non ha impattato in maniera Sì. significativa il mercato, ripeto, se non per quanto riguarda la volatilità, proprio l'incertezza. Quindi è chiaro che gli investitori si sono concentrati sulla la possibilità che venisse a mancare una grossa fetta di petrolio, insomma, una grossa fetta del transito di petrolio. Ecco, Non la è stato così. preoccupazione, esatto, non è stato così, scusami, ti interrompo, ma poi riparti proprio da qui, perché la preoccupazione che è arrivata però dopo quello che è successo dai colossi del settore del trasporto marittimo è quella per cui le conseguenze potrebbero essere visibili, potrebbero verificarsi, cioè ci potrebbero essere ripercussioni anche abbastanza pesanti sul secondo trimestre. Perché? Perché comunque ci sarà come dire, una sorta di congestionamento degli arrivi, no? Nei porti di destinazione, quindi sarà difficile smaltire tutto quello che arriverà. Insomma, tu credi che sia probabile questo, cioè che potremo assistere effettivamente a conseguenze ben più visibili e evidenti più avanti, non adesso, come stavi dicendo tu, cosa che non si è verificata, appunto. Diciamo che le conseguenze possono essere determinate, è una catena, ecco, diciamo così, per quale motivo? Perché in questo momento la difficoltà, soprattutto non soltanto nel settore del petrolio, in questo momento c'è una congestione di arrivi nei porti di container. Perché? Perché manca personale a causa dei lockdown, quindi è difficile, ci sono anche molti ritardi. Proprio nella vita di tutti i giorni, nei servizi postali, nei servizi di consegna dei nostri prodotti che magari ordiniamo via internet, proprio per questo, a meno che non siano prodotti magari in Italia, però ecco, se arrivano dall'estero, la congestione dei porti, diciamo che impatta tantissimo, impatta molto questo. Lo abbiamo visto qualche settimana fa, nei porti del Perù e del Cile, per chi segue appunto le materie prime sa bene di cosa sto parlando. Anche nel settore degli agricoli, la Cina, il Giappone, abbiamo visto grandi difficoltà per gli arrivi dei container, però proprio per mancanza di personale. Ritornando al petrolio, ecco, questo potrebbe esserci un impatto, diciamo, potrebbe impattare questo.
sul prezzo del petrolio, però ecco la cosa che diciamo il focus su cui comunque focalizzarci naturalmente è il fattore domanda-offerta, quindi offerta ancora abbastanza importante. Bisognerà vedere questa settimana, la prossima settimana, la riunione dell'OPEC, dove decideranno se probabilmente ancora di estendere nuovamente i tagli, quindi rimarrà ancora lo status quo. E decisamente la situazione dei lockdown e quindi la progressione dei vaccini per vedere se la domanda riprenderà. Tante sono i punti interrogativi che anche le varie case di investimento pongono nel loro report, naturalmente. Se prima si diceva che il secondo semestre poteva essere, diciamo, più brillante, attualmente ancora sembrerebbe piuttosto difficile. Una cosa importante bisogna dire sul petrolio invece che raggiunti i livelli dei 70 dollari, chiaramente si sono riempite le scorte un po' di tutti i paesi più importanti, quindi la Cina, l'India, tutti i paesi che man mano nel corso dello scorso anno, con i prezzi così bassi, hanno comprato petrolio a man bassa, diciamo, e questo ha fatto sì che la domanda fosse forte e il prezzo sia salito. Quindi è soltanto stato per una, diciamo, per una comprare petrolio a basso prezzo per poterlo usare successivamente. I 70 dollari è una zona dove innanzitutto è una zona abbastanza importante di prezzo e secondariamente questa attività di riempimento proprio delle scorte di petrolio ha raggiunto quasi i limiti, quindi ecco la domanda automaticamente comincia a rallentare. Ci sono state delle dinamiche molto, molto differenti, insomma, nel mercato del petrolio, sottostanti che non sempre, diciamo, vengono portate a galla, vengono conosciute, insomma, dai media.